Buongiorno, benvenuti a Smart Italia, fase 2, la rubrica con cui nei primi giorni, subito dopo l'emergenza Covid, vi abbiamo raccontato come abbiamo in corsa modificato le nostre attività pur di portare avanti i progetti con gli nostri stakeholder, con le nostre amministrazioni. Adesso vi raccontiamo cosa di ciò che abbiamo imparato nella prima fase dell'emergenza ci porteremo anche nella seconda, nella fase 2, in quella che si spera essere una ripresa. Oggi siamo in compagnia del nostro collega Antonio Russo, responsabile di tre progetti con il Formez. Antonio, buongiorno. Ecco, raccontaci un po' come ti sei attrezzato per modificare le attività stanti le restrizioni governative dovute al Covid. E dopo ci dirai anche che cosa ci porteremo come lezione nel futuro delle nostre attività. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, sicuramente il Covid ci sta mettendo alla prova. Noi come Formez, che siamo in questa attività di supporto, soprattutto alle regioni, i progetti che seguo sono due progetti con la regione Campania. In particolare un progetto riguarda la linea M01 del PSR Campania 2014-2020, e che riguarda le attività informative e formative rivolte al mondo dell'agricoltura. E sempre sui temi della formazione e dell'informazione c'è un altro progetto, sempre con la Regione Campania, che riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura. Mentre in Regione Basilicata, in particolare, sto lavorando con il Dipartimento Ambiente ed Energia, dove abbiamo un'attività di supporto, di capacità amministrativa, che riguarda soprattutto il tema dell'ambiente, quindi sicuramente tutte le competenze che riguardano la materia ambientale, e in particolare anche lì abbiamo un pezzo che riguarda un po' di formazione proprio per gli enti coinvolti, tutti i processi istruttori che riguarda il rilascio delle autorizzazioni. Bene, nell'immediato il lavoro da remoto è diventata un'esigenza legata al Covid, ma come dicevi giustamente tu, Claudia, è diventata anche un'opportunità. Per cui diciamo che in questo momento, soprattutto sui due progetti della Campania che riguardano la formazione, l'impatto è stato molto forte, perché, come sappiamo, sia le ordinanze nazionali sia le ordinanze regionali, la prima ricaduta è stata il blocco e quindi la sospensione dell'attività Certo. formativa. Quindi, rispetto alla prima tua domanda, come dire, noi siamo proprio questa mattina a distanza, stiamo lavorando con i referenti della regione perché dobbiamo cambiare la modalità di erogazione della formazione. Avendo una formazione che si svolgeva con gli agricoltori per ovvi motivi in presenza, stiamo ragionando e stiamo riflettendo come questa formazione possa essere erogata in modalità a distanza. Quindi questo risponde alla tua domanda per dire, ecco, il nostro accompagnamento in questo momento, il Formez immediatamente, noi dal momento in cui seguivamo e davamo un supporto per erogare una formazione in presenza, ci stiamo strutturando per cambiare le procedure e soprattutto le modalità di operare della pubblica amministrazione. Pensiamo, faccio un esempio sulla formazione, non c'è più il registro, ma ci sarà un tracciato log sulla piattaforma in cui l'agricoltore avrà seguito la formazione da andare a fare per fare il controllo. Ed è questo, quindi tutto questo significa Ecco, aver. faremo di necessità virtù, per esempio, questo registro, è una semplificazione che potremo adottare in modo stabile per le nostre attività future di formazione. Perfetto, perfetto, Claudio. Quindi questo volevo dire. Quindi noi molte volte già citiamo proprio questo esempio, abbiamo provato anche in questo bando attuale ad avviare con la regione, con i referenti regionali, questo approccio, nel senso di prevedere la possibilità di fare una formazione a distanza, però loro sono ancorati sempre a procedere cioè sentivano più sicuri, potevano fare i controlli, potevano fare con una modalità in presenza e con la carta. Quindi questo adesso invece. La necessità sta diventando, secondo me, un'opportunità e quindi risponde a entrambe le tue domande, perché questo ci permetterà, anche proprio stamattina, parlando con loro, veniva chiara forte questa esigenza, ma noi nel prossimo bando possiamo già prevedere la formazione a distanza. Quindi
E questa è una prima risposta, quindi sicuramente quello che tu dicevi, il nostro accompagnamento in questo momento per alcuni versi risponde a una necessità che è quella dell'emergenza, ma nello stesso tempo può essere un'opportunità perché ci aiuta a semplificare. Immaginare, ecco, stamattina si rifletteva un altro esempio, il controllo, no? Prima quindi l'operatore della regione, il controllore, doveva muoversi in macchina, andare in un territorio e andare a verificare se il partecipante era in aula. Adesso questo può essere fatto a distanza, avendo un accesso a una piattaforma. E questo è un esempio di come noi, e su questo però non è facile, il Formez, noi con il progetto, abbiamo cambiato la nostra direzione, quindi ecco, questo ci ha richiesto anche a noi di rimetterci in gioco, e stamattina ad esempio però ci sono delle difficoltà, perché noi avendo risposto a un bando di formazione, gli enti, quindi c'è stato un appalto, un bando di gara, avendo un costo per un'attività in presenza, abbiamo il problema di come questo costo, facendo la distanza, sia diverso. E quindi stiamo ragionando. Però ecco, questo può essere poi il miglioramento che avremo successivamente in termini di semplificazione, e soprattutto avere sperimentato una modalità che dice però si può fare, quindi la potremo implementare e portarla a regime. Questo diciamo come output delle nostre attività, ma a livello di macchina organizzativa, di pubblica amministrazione, è una possibilità anche per le pubbliche amministrazioni a cui noi ci rivolgiamo? Ecco, qual è il messaggio che devono cogliere da questa emergenza? Una necessità di semplificare comunque? Comunque, questo è l'altro tema, anche in questa fase in cui io sto approcciando con le pubbliche amministrazioni direttamente, sicuramente dobbiamo, e penso che questo, come dire, ci sarà un prima del Covid e un dopo Covid, come possiamo dire, in cui l'approccio della pubblica amministrazione deve necessariamente cambiare nella direzione che dicevi tu, nel senso che noi non possiamo più ragionare ma questo io come lo controllo, questa operazione poi come devo mettere la procedura per essere sicuro che poi vada a finire in un certo modo. Quindi questo approccio, come dire, che era quello che in parte indotto anche dai programmi comunitari, per cui era diventato poi, diciamo, nel patologico quasi nella pubblica amministrazione, per cui bisogna cominciare a cambiarlo e quindi a semplificarlo. E sicuramente il fatto di poter lavorare a distanza e così via sono degli strumenti in cui cominciano a lavorare sul modus operandi del personale della pubblica amministrazione. Benissimo. Questo è una prima. Quindi l'augurio è anche che i bandi europei, le opportunità offerte dai bandi diventino più accessibili, perché spesso i fondi ci sono ma manca non solo la capacità di spesa, ma spesso nelle nostre pubbliche amministrazioni anche la capacità di accedere ad un bando, tanto alto è il livello di burocrazia e di controlli sui fondi europei. Perfetto, questo è il passaggio più difficile, questo è un passaggio difficile che io sto riscontrando soprattutto sul progetto che sul quale non sono responsabile ma che sto seguendo in Sicilia, sulla strategia dell'innovazione, perché il rischio ancora forte è proprio questo, nel senso che non si può più, come dicevo prima, ragionare, avere un approccio del tipo rispettiamo la norma, questo era scritto così e così via, ma bisogna semplificare l'accesso, cioè bisogna riuscire a rispondere in maniera veloce all'esigenza delle imprese, altrimenti il rischio è di arrivare tardi quando ormai non c'è più la possibilità di dargli un vero supporto. Certo, quindi anche perché adesso i tempi sono davvero stretti per le imprese italiane, per molti cittadini, la situazione economica è molto cogente. Antonio, noi ti ringraziamo molto per questo punto di vista che ci hai restituito, ti auguriamo buon lavoro e magari ci aggiorniamo subito dopo nel pieno della fase 2, vediamo come sta andando. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci, grazie.